modifica alla legge 74 che imponeva già, tenendo conto dell'infrazione che abbiamo come Regione Toscana per l'emissione in area di PM10 oppure di biossido. Oggi siamo intervenuti soprattutto sulla parte che riguarda la Piana Lucchese e Val di Nievole, dove in quei territori ci sono stati da parte dei sindaci dei divieti di accensione di camini nelle abitazioni, nelle sole abitazioni dove il camino non è unico sostentamento dal punto di vista del riscaldamento, quindi quelle abitazioni sono escluse, verranno emesse delle ordinanze sindacali, quindi da parte dei sindaci, che vieteranno oppure limiteranno la possibilità di accensione per quei camini che sotto le tre stelle, è così una classificazione che viene fatta normalmente, emettono in aria queste polveri che sono davvero dannose per la salute. Questo risultato viene dal progetto PATOS tenuto dall'Università di Firenze. Da questo studio si evince una responsabilità di questo tipo di attività, quindi dell'accensione del camino, di oltre il 53%. L'altro 47% deriva dall'erosione della crosta terrestre, ma qui naturalmente la Regione Toscana non può farci nulla. C'è un problema di salute, quindi cosa ha deciso la Regione in collaborazione con il Ministero? Di intervenire in quei territori attraverso dei bandi che verranno fatti. I cittadini possono sostituire o ammodernare il camino con nessun costo, tenendo conto dell'ISEE, perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori, quindi non dovranno anticipare nessun soldo. Siamo, attraverso il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, siamo riusciti a cambiare, cioè non ci sarà un anticipo da parte del cittadino, ma ci sarà uno sconto da parte dei fornitori, quindi non costerà niente a determinate categorie di cittadini cambiare il camino, lo potranno quindi continuare, una volta fatto il lavoro, continuare ad accendere, e questo significa intervenire sulla salute di quei cittadini. Davvero il rischio è molto alto e l'incidenza delle malattie è molto alta. C'è stato un miglioramento di un testo, un lavoro lungo. Noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a un quadro normativo che imponeva, diciamo, lo spengimento dei caminetti, soprattutto nelle aree, diciamo, di Pistoia e di Lucca. E la nostra mozione, il nostro atto ha fatto interloquire l'assessore con il governo, abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa. Il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria. È evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale, nello stesso tempo condividendo e convivendo con un quadro ovviamente infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno, quindi serve anche un po' di prudenza. È evidente che adesso dalla bella stagione non ci saranno più un problema così tassativo, la questione poi ripartirà a settembre. Nel frattempo abbiamo un quadro normativo adesso più certo che ci consente di agire, di non avere delle sanzioni, di spendere le risorse per fare elementi di incentivazione per sostituire quei caminetti che non sono più a norma, e credo che questo possa essere un tempo debito per fare questi interventi. Valuteremo poi a settembre se siamo nelle condizioni di proseguire o rendere efficace la normativa, o se chiedere eventuali ulteriori dilazioni. Poi è evidente che poi ci sarà un momento in cui la normativa diventerà efficace. Un provvedimento, quello oggi in discussione sulle PM10, che scarica i costi dei ritardi della Regione Toscana sui cittadini e sui sindaci delle comunità. È stato evidenziato in primo luogo da parte degli amministratori comunali auditi nelle commissioni che hanno lavorato prima del Consiglio regionale di oggi, e sono stati evidenziati i limiti di questa normativa. I vigili urbani non sono in grado, non hanno la formazione adeguata, è difficile fargliela, sono un numero esiguo, specialmente nei comuni piccoli, e hanno anche probabilmente delle limitazioni giuridiche dal punto di vista dell'accesso agli immobili dei cittadini per svolgere i controlli che chiede la Regione Toscana. Allo stesso modo, gli studi che sono stati fatti sulla quello che è
le ragioni dell'inquinamento, in particolar modo penso alla provincia di Lucca, penso alla provincia di Pistoia, ma anche a Firenze, che sia da addebitarsi per la maggior parte ai camini, è questione largamente discutibile. Tant'è vero che anche nei momenti in cui i camini non erano accesi perché abbiamo goduto di una temperatura molto alta, ebbene quelle centraline misuravano numeri che sforavano le limitazioni previste. E anche in questi giorni è notizia che proprio in Lucchesia, a seguito del fatto che un'azienda molto importante di cellulosa ha preso fuoco, ebbene quella situazione che è da parificarsi sostanzialmente a un grande abbruciamento di legna, non ha dato luogo a variazioni sulle centraline. Quindi in realtà, e molto probabilmente, bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità, dove anche qui la Regione Toscana è in forte ritardo, come è in forte ritardo, è stata in forte ritardo sui controlli in tutti questi anni riguardo alle PM10. Quindi oggi la Regione Toscana, probabilmente spinta dalle sentenze, dai provvedimenti che vengono dall'Unione Europea e che sono causa dei ritardi della stessa, ebbene va a far ricadere sulle spalle dei cittadini e sulle spalle degli amministratori pubblici costi e elementi organizzativi che probabilmente non saranno in grado di supportare. E lo fa nel momento di maggior crisi economica che fa seguito alla pandemia. Non potevamo ovviamente sostenere questo tipo di provvedimento, al di là che siamo assolutamente attenti ai temi della salute, e lo dimostra l'intervento importante che sta facendo il governo di centrodestra. Se la Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023 quanto stamani ha dibattuto in aula sulle PM10, è probabile che nella piana di Lucca sarebbero venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è. Fratelli d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni adempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze del personale, che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello del PM10, siamo appunto a capo. Grandissime disponibilità a ragionare con l'opposizione quando non si hanno risposte, e in altri casi l'abbiamo visto per il nome dell'ATC, l'assoluta incomunicabilità per tutto quello che invece fa sostanzialmente il gioco politico di questa maggioranza. Arriva al suo completamento l'iter di approvazione della normativa collegata alla figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale e all'allargamento del consiglio di presidenza, con l'introduzione in consiglio regionale delle figure dei due segretari questori. Si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del Presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla Presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali, che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato. La riforma dello Statuto era stata effettuata lo scorso anno dal Consiglio regionale, ma servivano le leggi di attuazione per consentire operatività a questa figura. Ieri il Consiglio regionale, in via definitiva, quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario, dotandola di uno staff operativo di segreteria, fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni. Mi piace però sottolineare come in questo passaggio normativo ci sia stato anche il rispetto di quanto il Consiglio regionale aveva voluto, cioè che l'istituzione della figura del sottosegretario avvenisse senza un aumento dei costi della politica. Infatti si è stabilito che l'inserimento nel contesto degli assetti della giunta regionale della figura del sottosegretario avvenga con una corrispondente riduzione delle indennità degli assessori, in modo tale che ci sia un'invarianza nei costi finali. La stessa cosa vale per i segretari questori, che vengono quindi inseriti all'interno dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale senza aumento di costi per
per la politica, perché gli altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale vedranno una corrispondente riduzione delle loro indennità per fare spazio ai segretari questori. Si arriva quindi all'incirca a metà mandato all'individuazione da una parte della figura destinata a collaborare e ad aiutare il Presidente della Regione nell'esercizio delle sue funzioni, dall'altra l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale senza che questo comporti costi collegati alla politica e quindi un aspetto che sicuramente i contribuenti oggi non vorrebbero vedere. Ma su questo noi fin dall'inizio abbiamo fatto una battaglia di carattere politica, siamo stati gli unici ad essere contrari a istituire un nono assessore, a istituire due sottosegretari, ad aumentare l'ufficio di presidenza da 5 a 7 persone, 5 cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive. Su questo abbiamo portato avanti una battaglia politica, in primis io in solitario, anche il mio partito, ma anche poi alla fine anche altri consiglieri, e continuiamo nella nostra coerenza. Siamo ormai arrivati a metà del mandato e riteniamo eccessivo un appesantimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente. C'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali, c'è una vertenza molto delicata, tante sono le vertenze anche nel mondo del lavoro, e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere perché a nostro avviso non è opportuna. Si è visto che in 2 anni e mezzo di mandato, come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato, si possa proseguire in quella direzione. Siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo che questo non fosse opportuno. Noi siamo convinti che la dotazione di 8 assessori, 41 consiglieri e 5 persone in ufficio presidenza sia ampiamente sufficiente per svolgere le funzioni sia di carattere politico che di carattere di rappresentanza che di carattere amministrativo, e come tali siamo stati coerenti in una battaglia che non vuol dire venir meno a un impegno di maggioranza, ma vuol dire, come Italia Viva, essere coerenti fino in fondo con gli impegni che noi abbiamo preso con i cittadini al momento in cui siamo stati eletti. Tante regioni guidate dal centrodestra già la prevedono, per noi è utile una figura ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale. Ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia da raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente per noi è utile. Poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico, perché hanno aspettato 2 anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula. L'hanno portata dicendo al termine di un congresso, di un'assemblea regionale del Partito Democratico, 5 mesi fa, quando al Presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura, e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta. Quindi, se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta, ci sembra un po' una forzatura. E alla fine il nuovo eletto segretario regionale Fossi, poco più di 10 giorni fa, ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario, ad oggi non ci serve. Quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa roba in aula. Se non serve a loro, non abbiamo votato contro per questo. Siamo favorevoli, abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario perché in questi 2 anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente, l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità, e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi a invarianza di costi per la politica, venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione, nel capire, purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve, come per esempio il piano dei rifiuti, il piano dell'aria, il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità, che a noi ci sta molto.
molto al cuore. Spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio. Ecco, noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta. La figura del sottosegretario come dell'allargamento dell'ufficio di presidenza, laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini, ha un senso e quindi non siamo contrari in maniera ideologica. Quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, ARPA, quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative, spendere 500.000 di euro per dare diciamo un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche. Mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore, quel non assessore che con tanta energia Eugenio Giani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza. Ecco, riteniamo che sia una cosa scorretta, riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione delle nostre attività. Noi lo ripetiamo, non siamo contrari ideologicamente a quello che sia l'aumento delle nostre attività, però ci sono delle considerazioni che devono essere fatte riguardo alla sobrietà delle spese, al fatto che in questo momento la Corte dei Conti ci ha più volte bacchettato per l'utilizzo che è stato fatto, soprattutto negli uffici di presidenza del personale. Abbiamo ancora una questione aperta con tutti i lavoratori del Consiglio regionale che sono al servizio davvero di tutta la comunità e che in questo momento stanno avendo dei problemi proprio da questo punto di vista. Quindi riteniamo che sia sbagliato il modo con cui viene data le gambe alla riforma statutaria e le cifre spropositate e il momento storico pessimo.